Sono profondamente amareggiato e profondamente preoccupato, terribilmente preoccupato. E se avete letto il nome di questo video, sicuramente avrete capito che sto parlando di Shenmue 3. Perché però sono preoccupato e soprattutto amareggiato? Perché le cose non stanno andando minimamente così come avremmo sperato. Siamo passati durante le 3, quando il gioco è stato finalmente annunciato e quindi tutti siamo stati travolti da quest'ondata di entusiasmo che ha portato il Kickstarter di Shenmue 3 a stabilire record, a raccogliere una quantità folle di soldi nei primi 2 giorni, adesso a una fase che si può definire di tutt'altro tipo, perché l'entusiasmo è lentamente scemato, il Kickstarter si è arenato a una cifra che non è minimamente incoraggiante, perché ad oggi, che mancano 15 giorni, oggi che sto registrando, e che il Kickstarter è fermo a 3 milioni e 7, c'è tutto da fare fuorché stare allegri. Perché? Perché ad oggi con 3 milioni e 7 non ci tiri fuori un AAA, ma neanche lontanamente. E per quanto si possa raccogliere nei prossimi 15 giorni, dubito fortemente che il Kickstarter andrà oltre i 5, 6, 7 milioni, 10 a voler essere proprio iperpositivi, ma anche arrivasse a 10. Ma che cazzo ci fanno con 10 milioni? Parliamo di un brand, e in questo caso di un gioco specifico, che tutti aspettano con grande trepidazione. Un gioco che i fan stanno chiedendo a gran voce da anni. Finalmente è stato annunciato, per cui lo stanno facendo, ma trattandosi di un sequel così atteso, così desiderato, così bramato da tutti, avrebbe bisogno di un budget all'altezza delle aspettative. Per cui dovrebbe avere un budget all'altezza di un AAA moderno. E cosa vuol dire? Che servirebbero perlomeno 50, 60, se non 100 milioni di dollari per fare una cosa come Dio comanda. Cosa che non sarà assolutamente possibile, che non sarà assolutamente raggiunta nell'arco dei prossimi 15 giorni. E di conseguenza sono abbastanza incazzato. Ma non con tutti coloro che avrebbero dovuto magari investire dei soldi su questo Kickstarter. Perché se vogliamo non sta a noi. E qua mi ricollego a qualcosa che dissi poi a un video che feci durante le 3, che è una domanda retorica, se vogliamo, che è perché hanno dovuto mettere un gioco come Shenmue su Kickstarter. Io capisco che nella mente degli sviluppatori l'idea di sviluppare il gioco a stretto contatto con la community sia stata giustificata, se vogliamo, e anche spiegabile. Ma allo stesso tempo trovo veramente triste e deprimente che non ci sia stato un singolo publisher tra quelli più noti che abbia detto: ragazzi, bene, il Kickstarter lo lasciamo ai progetti di basso livello, vi diamo noi un centinaio di milioni, se non 200, e facciamo uno Shenmue 3 come Dio comanda. Non è successo. E la prima colpevole è purtroppo la stessa Sony, che tutti stupidamente hanno elogiato come se fosse l'artefice di questo annuncio, quando in realtà Sony ha semplicemente voluto approfittare del clamore che sarebbe derivato da questo annuncio per farsi bella agli occhi del mondo e per sembrare che in qualche modo abbia contribuito alla nascita di questo progetto, quando non è affatto così. Sony, da quello che sappiamo, non ha investito un euro nello sviluppo del progetto. Sicuramente avranno contribuito al Kickstarter con qualche donazione privata, ma non credo che, al di là di quello che abbiamo visto su Kickstarter, per i 3 milioni e 7, Sony abbia messo un singolo euro. Per cui perché ringraziarla? Di cosa? Dovremmo essere tutti profondamente incazzati, ma non solamente con Sony. Dovremmo essere incazzati con Warner, dovremmo essere incazzati con Activision, dovremmo essere incazzati un po' con tutti, con Microsoft, con Nintendo. Perché per un gioco come Shenmue sarebbe stato opportuno che l'industria videoludica si unisse in un solo gruppo e finanziasse in maniera omogenea e totale un progetto che meriterebbe la massima attenzione non da parte di noi videogiocatori, ma da parte di chi i soldi li ha e li ha da investire in un progetto del genere. Un gioco come Shenmue 3 meriterebbe un budget all'altezza di quello di Destiny, se non addirittura superiore. Con 3 milioni e 7, cosa ci aspettiamo che tirino fuori? Tireranno fuori sicuramente un buon gioco, perché le idee a un team di sviluppo come quello non mancano di certo, ma le risorse non ci sono e non ci saranno mai con un budget di 3 milioni e 7. Per cui io, ripeto, secondo me purtroppo Shenmue sarà un fallimento. Un fallimento non nel senso letterale del termine, ma non sarà minimamente un gioco all'altezza
delle nostre aspettative iniziali. Ma io ripeto, trovo questa situazione veramente triste, veramente brutta, perché un gioco con questa storia alle spalle, con questo buon nome, è una leggenda se vogliamo, il brand di Shenmue in campo videoludico, avrebbe meritato e meriterebbe tuttora miglior sorte, non semplicemente un disperato tentativo di raccogliere soldi da persone comuni come noi. Per cui ragazzi, io direi che il video si chiude qua, aspetto di sapere cosa ne pensate voi sull'argomento e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi!